Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 5 novembre. In apertura, Medio Oriente, attentato a Gerusalemme. Auto ha travolto alcuni passanti ad una fermata del tram nel quartiere Sheikh Jarrah. Il bilancio è di una vittima e almeno 13 feriti. L'azione è stata rivendicata dal movimento di resistenza islamica Hamas. La dinamica di quanto accaduto è molto simile all'attentato del 22 ottobre scorso, quando a morire fu una bambina di 3 mesi. Il guidatore palestinese è stato ucciso dalla polizia durante la sua fuga a piedi. L'attentato ha fatto alzare la tensione a Gerusalemme. La spianata delle moschee è stata chiusa e poi riaperta. Ci sono stati scontri tra polizie e palestinesi. 2 di essi sono stati feriti, uno in modo grave da una pallottola di gomma. Ma cambiamo argomento. In Kosovo continuano le scorribande armate contro il popolo serbo. L'ultimo episodio di violenza in ordine cronologico è accaduto nel piccolo villaggio di Drznik, nel comune di Klina. Ignoti hanno sparato contro un contadino serbo mentre lavorava nei suoi campi. Solo per puro caso non è stato ferito. Nel nulla l'azione delle autorità, che ora sono accusate di immobilismo. Una durissima lettera è stata inviata dal ministro per le minoranze etniche Dalibor Jevtic ai comandanti della polizia kosovara e dell'Eulex. Nella lettera si chiede l'arresto degli estremisti albanesi che attaccano i cittadini serbi. In Croazia invece, nel centro della cittadina di Karlovac, un gruppo di persone ha imbrattato i muri della chiesa serba di San Nikola Mirlikinski con messaggi pieni di minacce nei confronti del popolo serbo. Non è la prima volta che vandali si accaniscono contro la stessa chiesa. Nei messaggi si invitano i nazionalisti croati ad uccidere i serbi in Croazia. La chiesa serba di Karlovac è bersaglio dei nazionalisti croati dal 1999. L'eparchia della chiesa serba ortodossa di Karlovac ha emesso un comunicato in cui si legge: «I nazionalisti vogliono recidere i ponti che collegano i due popoli». Ma cambiamo argomento. La Gran Bretagna si prepara ad inviare istruttori in Iraq per addestrare le forze locali a combattere contro i jihadisti dell'ISIS. Lo afferma il Times. Il Ministero della Difesa britannico non commenta. Presto arriverà un annuncio sull'argomento. Per il Times, ufficiali dovrebbero unirsi alle forze statunitensi a Baghdad per addestrare e consigliare l'esercito iracheno. Squadre di istruttori potrebbero recarsi nella regione autonoma del Kurdistan. Questa era l'ultima notizia, per il momento è tutto, appuntamento alle 17:30 circa, buon pomeriggio!